Parlare di comunicazione di emergenza non vuol dire solo parlare di alluvioni o cambiamenti climatici o terremoto, ahimè. La comunicazione di emergenza via social avviene ogni qualvolta otteniamo in qualità di ente di pubblica amministrazione un commento inaspettato che inficia la nostra attività, che ci costringe a riorganizzare il nostro flusso. E in che modo si riorganizza? In che modo si risponde ad un commento inaspettato che da emergenza può diventare vera e propria crisi se l'immagine del nostro ente ne risulta danneggiata? Nella Pia Social Academy di oggi abbiamo provato a raccontare qual è il processo della comunicazione di crisi e come poterla pianificare. Sembra un paradosso, ma così non è. Ci sono delle attività che possiamo in qualità di social media manager gestire prima affinché qualunque emergenza venga in qualche modo imbrigliata attraverso la nostra professionalità. Il tono della risposta, quando si risponde, abbiamo provato a vedere quali sono i messaggi che meritano una risposta, quelli che le richieste che magari a cui bisogna rispondere sempre, il tono da usare e anche in quale condizione una pubblica amministrazione deve poter reagire in modo fermo affinché attraverso i social non si crei un effetto fake news che la danneggi. Comunicazione d'emergenza come associazione di volontariato facente parte del Sistema Nazionale di Protezione Civile si gestisce attraverso lo studio continuo di quelle che sono le dinamiche online in situazioni di emergenza pregresse. Si gestisce con la formazione costante degli operatori di protezione civile e cercando di fare una formazione sia orizzontale all'interno della rete di volontari, sia verticale collaborando anche con enti e cercando quindi di contaminare sia le persone con le quali abbiamo a che fare, sia esterne alla nostra rete di volontariato, sia al nostro interno. Quindi attraverso la formazione, studiando praticamente sempre anche quello che fanno gli altri, come ad esempio altri enti di protezione civile nazionali e internazionali. Quindi è studiare prima di tutto, lavorare sulle policy e aggiornarle ogni qualvolta se ne ha bisogno. Non per forza deve essere nel momento in cui nasce un nuovo social, ma nel momento in cui evolviamo costantemente la nostra comunicazione c'è bisogno di un aggiornamento costante di policy condivise soprattutto, e quindi non uno solo che le scrive e le segue da solo. Pensare prima di tutto che è una comunicazione a servizio di chi in quel momento ha ricevuto un danno. Quindi metterci sempre come volontari di protezione civile nei panni di chi ha ricevuto il danno, rispettando prima di tutto il momento di difficoltà o di dolore di chi in quel momento ha subito quel danno. Seconda cosa, lavorare in sicurezza anche sui social network, quindi cercando di dare le informazioni che servono e non quelle che ci permettono di avere più riconoscimenti social, e poi cercare di utilizzare come sempre appunto il buon senso e lavorare su una formazione anche ex post.